L'Università degli Studi di Brescia propone nuovi corsi di laurea. Tra questi c'è Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo. È una laurea professionalizzante che corrisponde al sesto livello europeo come tutte le lauree triennali. Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale, che propone il nuovo corso, ha grande esperienza nei settori della meccanica, dell'automazione, dei materiali, nell'ambito gestionale e dell'energia. E ha una molteplicità di contatti con le aziende del territorio. Aziende, associazioni, l'Ordine dei Periti partecipano attivamente al nuovo corso. La figura professionale è nuova, la durata è 3 anni. Il primo anno con attività didattiche in aula. Il secondo con corsi di laboratorio per acquisire competenze di simulazione con software specialistici. Il terzo è svolto in aziende o in studi professionali. Abbiamo 3 curricula, automazione, meccanica e materiali, meccanica ed efficienza energetica. Il curriculum automazione prevede una base comune a tutti gli altri curricula e si caratterizzerà poi sui sistemi di automazione e il loro controllo. La parte di laboratorio affronterà le tematiche note come Digital Twin, che permettono di realizzare modelli digitali di sistemi di automazione reali. Il tirocinio formativo sarà orientato prevalentemente verso aziende dell'area dell'automazione. Gli imperativi attuali in ambito industriale per la realizzazione di componenti meccanici sono la sostenibilità ambientale, la sicurezza e ovviamente le prestazioni del prodotto. In tutti i settori della meccanica, quindi, ma non solo, la conoscenza dei materiali permette una progettazione più consapevole e un'ottimizzazione delle prestazioni di questi componenti. Per questo, nell'ambito del nuovo corso a orientamento professionale, abbiamo pensato ad un curriculum dedicato alla meccanica e materiali. È in corso un processo che potrebbe portare ad una nuova rivoluzione industriale centrata sulle tematiche del passaggio dai combustibili fossili a nuove fonti di energia rinnovabile. L'utilizzo diffuso di buone pratiche di decarbonizzazione sarà sempre più importante, il che richiede specifiche competenze su tematiche di meccanica ed efficienza energetica. Nei corsi di laboratorio si utilizzeranno strumenti di calcolo per lo studio di specifici prodotti, si effettueranno anche analisi e ottimizzazione di processi.